Maria Ivanovna. Ieri ho ricevuto una lettera dal Budilnik. Nella lettera mi si chiede di scrivere un racconto necessariamente umoristico e necessariamente per questo numero. Mi faccio un segno di croce e vado a incominciare. In un salotto arredato lussuosamente, sopra un sofà ricoperto di velluto viola scuro, era seduta una giovane sui 23 anni. Si chiamava Maria Ivanovna Odnoshekina. «Ma che inizio convenzionale, stereotipato!» esclamerà il lettore. «Questi signori cominciano sempre con dei salotti arredati lussuosamente. Ti tolgono la voglia di leggere». Mi scuso con il lettore e proseguo. Davanti alla signora stava un giovane sui 26 anni, dal viso pallido e un po' triste. «Ma tu vedi, lo sapevo!» si arrabbierà il lettore. «Un giovane immancabilmente sui 26 anni». E dopo cosa? Si sa cosa. Lui le proporrà poesia e amore e lei risponderà prosaicamente con una tariffa. Oppure, al contrario, lei desidererà poesia e lui... Non mi metto neanche a leggere. E ciò nonostante, io vado avanti. Il giovane non staccava gli occhi dalla ragazza e sussurrava: «Ti amo, stupenda creatura. Ti amo anche ora che da te spira un gelo di tomba». E qui il lettore perderà la pazienza e comincerà con gli insulti. Che il diavolo li porti. Si spacciano per umoristi e rifilano al pubblico sciocchezze d'ogni tipo. Salotti arredati lussuosamente. E una Maria Ivanovna qualunque, col gelo di tomba. Ah! Chissà, mio lettore, può anche darsi che voi abbiate ragione ad essere arrabbiato. Ma può anche essere che voi abbiate torto. Il nostro secolo... è bello proprio per questo, che nessuno ci capisce su chi abbia ragione e chi abbia torto sotto questo nostro sole. Anche i giurati che hanno giudicato Svyridov non sapevano chi era colpevole. Se Svyridov, i soldi mal custoditi o i giurati stessi, colpevoli di essere venuti al mondo. Neanche il diavolo ci capisce niente su questa terra. In ogni caso, se voi avete ragione, io non ho torto. Voi trovate che questo mio racconto non è divertente, non è umoristico. Ammettiamo pure che voi abbiate ragione. Come ogni altro giudice di pace con il senso della giustizia, agite, almeno in questo caso, sulla base dell'articolo 119 del Codice Penale, cioè soltanto sulla base della vostra intima convinzione. Ma io, comunque, non ho torto. E cosa ci sarà poi per me di divertente se ieri sera la mia legittima consorte se n'è andata con un ingegnere civile e su una febbre intermittente mi sbatte come un fucello? E perché scrivete se... Giusto. Tuttavia, per non tirarla in lungo, immaginatevi questa combinazione di eventi. Mia moglie se n'è andata. Nello stesso preciso momento se n'è andata anche la moglie di un altro collega del Budilnik. In considerazione della presente mancanza di serietà, questo è del tutto possibile. Un terzo collega, senza dire né tanto né quanto, si è improvvisamente ristabilito un ricco zio, a cui Zakhar in persona aveva pronosticato una fine vicina. Un quarto soffre di malinconia e ha intenzione di spararsi. Nessuno dei quattro scrive niente. Con cosa volete che si riempia il numero della rivista? Forse con quei pezzi che voi, rispettabile pubblico, inviate ogni giorno a PUD alle relazioni delle nostre riviste umoristiche? Dai vostri pesanti PUD si può a malapena ricavare un magro Zolotnik. E questo con grande sforzo. E così, se noi quattro ci arrendiamo ai nostri guai e non scriviamo, non sarà certo un guadagno per voi. Il numero non uscirà. Ma allora, per i propri soldi, meglio ricevere qualcosa invece di niente. Ora, basandoci su questa situazione e andando oltre, possiamo immaginare una combinazione tale che non permetterà la pubblicazione di nessuno dei 50 numeri della rivista. Noi tutti, scrittori delle redazioni umoristiche, quanti viviamo in Russia, siamo uomini di razza umana, proprio come voi, come vostro fratello, come vostra cognata. Abbiamo gli stessi vostri nervi, gli stessi reni, la stessa milza. Per la nostra schiena corrono i vostri stessi brividi. Ti fa soffrire ciò che fa soffrire anche voi. Immaginatevi ora che noi tutti, scrittori delle redazioni umoristiche, siamo addolorati per la chiusura, per esempio, dell'ospedale pediatrico di Mosca e per il fatto che i mortali continuano a prendere mazzette sebbene abbiano letto Gogol.
e supponiamo che questo dolore sia grande, penetrante e che ci strappi l'anima. Se noi ora, conformandoci al vostro, non scrivete se ci abbandonassimo a questo dolore e smettessimo di scrivere fino all'apertura di un nuovo ospedale, allora tutta l'umoristica esistente saluterebbe e via. E invece non possiamo farla andare via, caro lettore, benché sia modesta e un po' grigia, benché non procuri la risata che torce i muscoli facciali e sloga la mascella, pur tuttavia essa esiste e svolge la sua funzione. Non si può vivere senza di lei. Se noi ce ne andiamo e abbandoniamo il terreno della lotta, sia pure per un minuto, allora veniamo immediatamente rimpiazzati da buffoni con cappelli assurdi e sonagli da slitta, da lievi ufficiali che descrivono le loro stupide avventure amorose a comando. Best, sinist. E dunque io devo scrivere, nonostante il tradimento di mia moglie e nonostante la febbre intermittente. Devo scrivere come posso e come so, anche quando si danno le combinazioni impossibili sopra descritte. Io devo scrivere senza sosta. Noi, frequentatori assidui delle riviste umoristiche, insostituibili membri dell'ufficio per gli affari umoristici, siamo così pochi che ci possiamo contare anche sulle dita di uno struzzo, il quale, come noto, ha solo due dita per ogni piede e sulle spalle una sola stupida testa. Date una contata. E dove ci sono pochi impiegati, non sta bene chiedere le ferie, neanche per poco tempo. Si rischia di danneggiare la patria. Ciò nonostante, potreste anche scegliere un soggettino un po' più mordace. Davvero? Che senso ha questa Maria Ivanovna? Ci sono forse pochi eventi in giro? Poche questioni che... Avete ragione. Ragione come un brillante laureato in legge che rinuncia alla carriera di avvocato. Ma è tempo però di concludere il racconto. Il giovane stette a lungo davanti alla bellissima donna. Infine si tolse la giacca, si sfilò gli stivali e mormorò «Addio, a domani». Quindi si distese sul divano e si avvolse in una coperta d'indiana. «Davanti alla signora?» si stupirà il lettore. «Ma questa è una sciocchezza, una stupidaggine! È disgustoso! Guardia! Ehi, gente!» «Aspettate, non abbiate fretta!» La signora del salotto arredato lussuosamente era dipinta a olio su di una semplice tela che pendeva proprio sopra il divano.